Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube. Padre mio, non ti ucciderò. Fino a dove posso spingermi per amore? Padre mio, ho già il vestito buono. Fino a dove ti sei spinto per raggiungermi? Non ho più paura del buio di questa città. Non ho più paura, non ho più paura, non ho più paura perché sono stata l'eccezione delle regole del mondo. Disperato, amore mio, non andartene più. Sono stata anch'io bambina, ma solo qualche secondo. Giocattoli e pistole e mille mille volte non mi riconosco più. Sono ancora ad ascoltare tra rumori e le parole. Io non fuggirò, resta qui. C'è un filo di autoironia in questa canzone, perché la stessa Madame, diventata famosa perché, diciamolo, non si capiva niente di quello che diceva, qui si capisce quello che scandisce, dice, proprio scandisce come se fosse una di Scandicci, e dice: non mi riconosco più. Vedi, è vero, è giusto, ti spiega come va il suo mondo. Sì, diciamo. Sì, vedi che se sai leggere fra le righe vengono fuori tutte le giustificazioni. È iniziata la stagione estiva, ragazzi. È iniziata, la cosa è si capisce, lo si capisce dai piccoli cambi di orari. Stamattina non c'era Fabio, come settimana scorsa non c'era già più Alessandro, ma tranquilli, fra due settimane li troverete sul palco di Party Like a DJ, insieme con tutti noi, per presentare appunto la grande serata di sabato prossimo. Stamattina Frank e Ciccio e Chiara, insomma, che ci hanno accompagnato fino alle 10 in maniera egregia. Ringrazio anche Gazzoli,
che sì, ci ha permesso ci ha, certo, giovedì sì. e venerdì di prenderci una piccola meritatissima pausa. Hai deciso che oggi sbatti i pugni? Sì, 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 è perché è una tecnica che sto usando per stare un po' più sveglio. Bravo, bravo. Ho paura di crollare da un momento se con l'altro. Se vuoi ti do io i pugni. Ma quando vuoi, insomma. Però ragazzi, la festa è finita! Surprise, surprise, motherfucker! The king is back! Ah, the king is back! Surprise, surprise, motherfucker! The surprise, king is surprise, back! Motherfucker. Esatto, esatto, siamo tornati. Non sappiamo se sappiamo ancora bene come si fa. Beh, so ci mettiamo poco. Io il primo quarto d'ora non è che non me lo ricordo. Sei un nubilato. Un pochino, un pochino, oh, sì, un pochino. Cominciamo, anzi, ricominciamo e cominciamo questa mattina usando una sigla un po' d'antan, yeah. L'avrebbe detto il mio amico Platinetto. Una sigla che usavamo tante estati fa, una delle più belle, finché non è arrivata quella bella definitiva. Però questa. Cerignola, Canazei, Cericione, Ortisei, Campobasso, Alto Pascio, c'è Viterbo in Alto Lazio, Vimercate, Viserbella, Vimodrone, tua sorella, Prato, Erba, Margherita, la città dei fiori. We did a start fire, versione Paolo Belli. Yeah. Monte Carlo, Monte Amiata, Monti Chiari, Mattinata, c'è Milano e c'è Milazzo, Asti, Ostia e Caldonazzo, Battipaglia e Bari, Puglia, Agrigento, il Sottovento, Orzi Nuovi, Porto Vecchio, Siracusa, Cuneo e Reggio. DJ chiama Italia, alle 10 punto tutti i santi giorni. DJ chiama Italia, con Nicola e Linus, con la Silvia ed Alex. E eccoci basta. Qua, eccoci, eccoci. Siamo. Ciao Silvia, ciao, ciao. Silvietta. Silvietta l'emigrante che adesso è andata a vivere in Svizzera, scoperto nei giorni scorsi. Ciao piccola. Sì, sì, non è buongiorno. Più in Inghilterra. Buongiorno Linus, buongiorno, buongiorno. A cosa dobbiamo? Buongiorno. A cosa dobbiamo questa sigla di 20 anni fa? 20 anni fa. Sigla di 20 anni fa, cantata dal nostro amico Paolone Belli, non più Paolone peraltro, perché Paolino, è molto molto ripagrito la bando pedala. Ciao Paolino, Paoletto che dir si voglia. Costruita con la sua voce e con il testo del più grande paroliere italiano, sì. Pasquale Di Mogoletta. Sì, certo. Un capolavoro, capolavoro. Guarda. E i cori di DJ Chiam Italia, mia sorella. Oh, sì. Che per fortuna grande. Non aveva la tua voce. Almeno quel giorno se l'era schiarita. No, il motivo è molto semplice, insomma, ricordare o quantomeno raccontare velocissimamente qualcosa che è successo nel fine settimana e che ha come, diciamo, elemento principale un cantante americano che si chiama Billy Joel, che era il cantante di questa canzone che avete appena sentito in origine, We Didn't Start a Fire, una canzone che aveva come caratteristica di avere l'80% del testo composto da nomi di persone o da come dire, eventi popolari, insomma, no? La situazione. Era un elenco, no? Sì, 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 tutti i fatti di cronaca, sì, diciamo, sì. Degli anni forse 60, 70, 80, esatto. Le cose principali un po' traumatiche che erano successo. Bello, bello, tu bello. Sei stato sì, a New York, sì, a vedere, sì, Billy, sì, Joel. Sì, sì, e questa comodo, mattina sono un po' dire, comodissimo. No, perché io mi facevo forte dell'esperienza di tanti anni con la, sì, maratona, in cui andavamo e più o meno stavamo via 4 giorni. Questa volta ho compresso al massimo lo spostamento e quindi lo spostamento è durato in totale 2 notti fondamentalmente. In 2 notti la cosa positiva è che non si prende il fuso orario, quindi comunque ho dormito un po' male lì, ma stamattina non ho fatto fatica a dormire qui e questa è la cosa buona. La cosa un pochino meno buona è che insomma ti si legge in faccia che sei un po' stanco, però per una volta si può. Dai, per mercoledì ritornerai, sì, tra gli, sì, esseri umani. Voi, sì, cosa avete fatto nel fine settimana invece, approfittando del fatto che ci fosse una vacanza improvvisa? Guarda che fanno tutti l'aria di quelli che... Ma io sono stato, io sono stato al mare, a Ibiza, molto bene, molto Matteo, bene. Io mi sono goduto la città vuota, ho aiutato Davidino, il mio amico, a riparare una console. Ho visto, una sofisticatissima console. Sì, veramente, moderna e incredibilmente wireless. Perché Davidino ha un passato di DJ. Ma con, sì, presente, da screcciatore. E Alex? Io un po' in giro c'era il salone del mobile. E cosa hai fatto? Hai fatto il mobiliere? Brera, un po' di installazioni. Inaugurazioni. Anche Matteo ha visitato. Calma. Anche a Balzaretti. Non mi ha accusato, sì, di, sì, aver rubato qualcosa. No, c'erano delle belle cose. Che concitazione. Certo, beh, certo. Milano era molto su di giri. Bello. No, mi ha fatto molto ridere del concerto di Billy Joel, due o tre particolari. Uno, che il concerto
concerto si teneva nel leggendario Madison Square Garden. Il Madison Square Garden è un palazzetto dello sport dove si fanno anche i concerti, come tutti i palazzetti ovviamente, che ha la caratteristica però per noi un po' inconsueta di essere proprio nel centro della città. È come se fosse, che ne so, in Porta Venezia a Milano o in Piazza Venezia a Roma o sì, in Piazza Castello a Torino, cioè in una zona completamente impossibile da raggiungere con l'automobile. Infatti la gente arriva con la metropolitana che praticamente sgorga nelle sue viscere, come si dice. Però siccome ha una certa età il Madison Square Garden, sono anni che lo vogliono demolire per costruirne uno nuovo, tipo San Siro per intenderci, o un altro santo, San Vittore, che vorrebbero demolire per farci delle case. Beh, perché è un'area è molto ambita, abbastanza, è da quelle parti lì, insomma. Ma quello lì è vecchio, lo buttiamo giù e facciamo una cosa buona, no? Certo, ecco. No, alla fine hanno trovato un accordo e praticamente il Garden rimane lì dov'è, ma nel frattempo gli stanno costruendo sopra l'impossibile. Come sopra? Sopra, intorno, di fronte, davanti, sopra sta sorgendo un palazzo di 40 piani, ma sul tetto, con il risultato che tu per entrare nel palazzetto dello sport devi attraversare un cantiere, una di quelle cose per le quali in Italia ti darebbero la galera se tu ti inventi una cosa come questa, sì, no? Cioè, sì, ti metterebbero il caschetto giallo per entrare. Sì, diciamo che lì la ex 626 non è ancora arrivata. Sì, credo che diciamo la convenienza economica passi sopra tutte queste circostanze, certo, per le quali noi invece siamo magari un po' più. Sì, sì, ma stai tranquillo che ci arriveremo anche noi. Ah, sicuro. Stai tranquillo. No, poi si capisce che a una certa età e una certa frequentazione, perché comunque tu quando ti alzi in piedi, perché c'è una canzone che è particolarmente eccitante e poi magari ti devi risedere, non riesci più a farlo perché rimani incollato al terreno, perché decenni di birra versata portano a questo tipo di situazione, che dovunque tu stia c'è per terra la birra di qualcuno che l'ha bevuta evidentemente per 100.000 anni nello stesso punto. Ma quindi, quella cosa che lui chiama i fan più agitati là vicino è vera? No. Perché c'è questo. Allora, Billy Joel evita che chi è molto ricco e può spendere i soldi per un bel biglietto abbia un privilegio rispetto agli altri, che non possono farlo. Allora lascia vuote le sedute vicino al palco. Certo. E a un certo punto, quando si accorge che c'è un gruppo più rumoroso degli altri, gli permette di avvicinare. Sapevo questa cosa, ma evidentemente è leggenda, oppure l'ha fatto una volta e di certo non l'ha fatto. È un problema atavico, perché c'è un rapporto di proporzionalità inversa tra i soldi nel portafoglio e l'entusiasmo. Ah, sì, cioè, sì. Quindi il cantante si trova con dei moscioni in prima fila. Sì, è vero. Spesso, è vero. Non so se è il suo caso, gratis pure. Certo, che sono gli accrediti, certo, cose dell'azienda. Invece quelli che lo amano davvero sono al terzo anello. E allora se si riuscisse a fare uno scambio di posti. No, avrebbe anche senso. Il Robin Hood è dei. Il motivo per cui i cantanti fanno il pit, come il si pit, chiama? Sì, quella giusto, zona, diciamo, per gli ultra che sono praticamente intorno al palco. No, poi sai che nei palazzetti quelli storici ci sono ai due lati. E al centro c'è il tabellone, quello grande, che dà i punteggi delle partite di basket. Ai due lati vengono appese le maglie che vengono ritirate. Mm-hmm. E lì ci sono le maglie dei Knicks, quelli buoni di una volta. Infatti, mm-hmm, sono tutte ingiallite perché ormai sono 30 anni che non succede niente di buono dal punto di vista sportivo. E poi c'è una specie di bandiera con scritto Billy Joel 125, che sono i concerti che ha fatto lui dentro quel stesso palazzetto, dentro il cosiddetto Garden. Però, quello di venerdì sera, per l'esattezza, era il 126esimo. Perché lui è uno comodo, abita a pochi metri di distanza e quindi insomma. Arriva con la metropolitana pure lui. Ma secondo me sì, perché non c'è altro modo, No, una volta si raccontava che arrivasse con l'elicottero, ma c'è il cantiere adesso. Dove vuoi che l'appoggi? E poi concerto molto basico. Niente effetti speciali, soltanto uno bravo che canta e una band buona che suona di fianco. Canzoni meravigliose come questa. It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. La la la, la la la.
one at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. Time for a wife, and he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. And the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. Man, Billy Joel, canzone che fra qualche mese, diciamo nel 2023, giusto? Qualche difficoltà a collocarmi dal punto di vista temporale. Compirà quanti anni? Compirà 50 anni, essendo uscita nel 1973. 50 anni di canzone portati bene. No, dicevo, il concerto un po' antico, no? Perché siamo abituati ad andare a vedere i concerti, anche quelli magari un po' più rock, che ne so, immagino anche Vasco Rossi, sabato al Circo Massimo. Ma anche Rolling Stones la settimana. Avranno degli schermi giganteschi. Cremonini questa sera, Cesarone questa sera, avrà degli schermi pazzeschi, certo, con della grafica. I visual ormai sono importantissimi. I visual, bravo, la parola d'ordine è visual soprattutto perché oltre per intrattenere i tanti, sì, e anche perché tra un visual e l'altro c'è la faccia del cantante, sì, che serve come a vederlo da vicino, farsi vedere da vicino, chiaro, perché poi ti vedi una figurina lontana, col cellulare fai la foto allo schermo, sì, non alla fine, non alla a fine. Lui invece qui no, anche il tipo di strumenti molto molto presente, era molto anni 70-80, un sacco di sassofoni. Ah sì, sì, con assolo anche di sassofono. Solo di sassofono proprio denota. Assolo di tromba. Ehi. E poi a un certo punto il chitarrista ha cantato Nessun Dorma. Ah, però.
In maniera anche decorosa, oddio, se ci fosse stato un italiano, diciamo, esperto di lirica, forse gli si sarebbe accapponata la pelle. Però comunque molto bello. L'ultimo piccolissimo, l'ultima piccola osservazione che mi è venuta di fare: 15.000 persone presenti, pubblico di tutte le età, tantissimi giovani, tantissime ragazze, non c'era una persona di colore. Caspita, che è interessante come riflessione, no? Nel senso che se c'è un concerto di un cantante di colore, molti bianchi ci vanno. Io andrei a vederne mille di cantanti di colore. Se c'è un concerto di un cantante bianco, evidentemente questa cosa non riesce a piacere particolare. Sì, dipende, poi dipende da cantante. O magari c'erano, non li ho visti, no, io, ma io facevo il mio sondaggio personale. Messaggi che sono arrivati. Che grande ricordo questa sigla estiva. E la cosa bella era che veniva nominata Reggio senza far capire se era Emilio Calabria. Ciao Nunzio da Reggio Calabria. Grazie, grazie Nunzio. Ma lì devi fare i complimenti a Dimo Goletta, che è molto, sì, certo, molto bravo come autore delle lyrics. Sì, che l'ha fatto apposta per soddisfare sia quelli di Reggio Emilia che quelli di Reggio Calabria, evidentemente. Ovviamente, insomma. Poi We the Starfire dei Billy Joel è stato utilizzato da molti college americani come fonte e risorsa di studio, e hanno fatto dei corsi di studio proprio come spunto il testo di We the Starfire, perché gli eventi e i personaggi raccontati rappresentano storie moderna americana dal 1950, dagli anni 50 agli anni 80 inclusi. Esatto. Ovviamente questo poteva andare bene fino agli anni 90, poi sono successe molte altre cose e non è stata più usata, però è stata una cosa degli anni 90. Un sussidiario. Un compendio. Sì, non è che sono successe altre cose, che nel frattempo è arrivata l'ignoranza come moda, la moda dell'ignoranza, quindi non sarebbe più, come dire, cool fare una canzone con una successione di eventi. C'hai ragione. Diciamo che il passato ha cominciato a perdere un po' di importanza. Saluto Ruben che dice: qualche anno fa sono stato a Sydney in Australia, quindi soltanto per il weekend, per un matrimonio. Dilettante, mi arrendo. Mamma mia, cioè mi ha doppiato, credo. Beh, sì, no? Perché proprio Milano, spiancato. New York sono 8 ore. Sì, poi dipende dall'età in cui uno la fa questa cosa qua, perché più si va avanti più a proposito di età, lo chiedo a colui che in questo momento ha più voce in capitolo, avendo 3 figli molto piccoli: com'è che fino a una certa età il jet lag non lo senti? Cioè io sono andato con Filippo, che ha 25 anni, 26, li ha appena compiuti, ok? Avevamo una stanza in due, il mio letto e il suo letto. Siamo arrivati tutti e due abbastanza stanchi, perché comunque lo sbattimento è tanto, non c'è soltanto il viaggio aereo, c'è anche la coda infinita dell'immigration, la coda infinita dei taxi, insomma, no? Sì, diciamo che New York funziona che quando arrivi devi cercare con tutte le tue forze di arrivare a un orario tutto matto, tipo le 10 di sera. Sì, 10 e vivo 11, alle 10 così di finalmente sera. Vai a dormire e dici: vabbè, non è esattamente il mio jet lag, il mio fuso orario, però, ma se riesco a dormire quelle 6 o 7 ore, almeno fino alle 6 o 7 di mattina, riesco a stare nel letto. Ovviamente non ci riesco per niente. Alle 4 sono sveglio come un grillo, anzi come mio papà, come il grillo. Sì. Fino alle 9 Filippo dormiva come un sasso. Capisci? Filo! Ma sono le 9! Sono le 9 dal suo punto di vista, sono le 9. Quindi passeggiata anziano con le mani dietro. Passeggiata a Central Park, dove ho visto che la nuova moda fra quelli che hanno 4 cani dello stesso tipo, cane più diffuso, 4 cani. Cane più diffuso, attenzione, a Central Park in questo momento è il Samoiedo, che è quel bel cagnone bianco. È una specie di maremmano peloso con la coda riccia. Sì, un po' più piccolo, molto peloso, molto bianco. È una specie di volpino gigante. Bravissimo, un volpino gigante. Quello volevo dire, bianchissimo, a centinaia, proprio a un certo punto c'era un raduno vicino allo zoo di questi cani con le scarpe. Con i cani? Sì, avete capito bene, una specie di pantofolina che gli impedisce di farsi male. Almeno 10. Non di farsi male, di sporcarsi i piedi per non rovinare i divani di Central Park e degli appartamenti. Chiedo a voi, ragazzi. Madonna, che schifo. La decadenza. Mamma, ragazzi. Ma povero, dai. Filo, ma le scarpe. Scusami, la prossima volta non puoi. Le scarpe. Scusami, la prossima volta per un bagno di realtà non puoi fare 4 giorni a Viserbella al posto di andare a New York. Stai parlando con uno che abita a Riccione, che cazzo vuoi? In effetti, sta sempre lì. In effetti, bagno di realtà. Giusto, avevo la casa a Misano Monte. No, sono d'accordo. Mica l'ho comprata a Santa Monica la casa. No, ma che peraltro Santa Monica è il circuito di Misano. Tra l'altro. Giusto per fare così. No, ma se li tengano, ecco, le scarpine per i cani, se le tengono. No, non lo so, lo so bene. Ma faceva caldo? Bellissimo. No,
perché magari li mettono per l'asfalto bollente. Ma no, ma quelli sono cani, ma quale bollente? No, ma anche il cane. Ma sull'erba. No, attenzione, adesso chiamerà Dugna, anche per il cane l'asfalto bollente fa sì, male. Sì, va bene, ma non è che bollente. Non è che era non un era cane così. Messicano chiedevo. Che da non è che era un chihuahua che da Chihuahua nel Messico stava venendo a Chihuahua a piedi. Sto Samoiedo dove vivrebbe lui nella tua realtà? Così peloso sarà al fresco, insomma, non è che sta in città. Beh, potrebbe essere la teoria di Alex, in effetti. No, a proposito di fresco, tra l'altro un'altra cosa che ho notato è che il fresco aumenta sempre di più. Sì, Il volo d'andata è stato fatto dalla Polar Express, credo, come ibernati. Compagnia. La temperatura era 40 gradi sotto zero, basta, poi sono stufo di annoiarvi con i miei racconti del viaggio. Nella seconda mezz'ora sono le diapositive, proiettiamo le diapositive. Vogliamo sentire un audio dell'altra sera? Vai. Tramontata. Questo si chiama Mike del Giudice. Vedi. Ah, ci siamo, dai. Vincerò. Vincerò. Allora, ti confesso che questa cosa era già in scaletta, io lo sapevo. Come sapevo che attaccata a questa canzone, si sente già in sottofondo, c'è una delle sue canzoni più belle, che è Scene da un ristorante italiano, Scenes from an Italian Restaurant. Filippo ha avuto, diciamo, il romanticismo di estrarre dalla felpa la bandiera italiana. Grande! Tutto il palazzetto lo ha guardato. Eh beh, giusto. Mo' giusto. Questo da dove arriva? Dall'Italia, che cazzo. DJ, chiama Italia.
guardarmi dentro. E ogni volta che ci provo un pugno nello specchio, amarsi e odiarsi è uguale. Quanto vale un sentimento? Forse è stato tempo perso, un petalo di rosa nel deserto. Senti quando scivola lentamente sulla pelle. Ho detto mai, mai più. E non vorrei lasciarti qui di ghiaccio. Ora che l'asfalto brucia e non ho più una scusa. Senti quando scivola lentamente sulla pelle una lacrima. Senti questa musica, dimmi per l'ultima volta che cosa mi resta di te. Ciò che provo è un letale naufragare. Passa un'altra notte e non so cosa mi resta. Mi resta di te, mi resta di te. Un riflesso di mare, un segno tribale. Mi resta di te, anche senza di te. L'istinto naturale. Anzi, le 10:39 Radio DJ, sai, c'è il fuso orario di un'altra bravo, parte Lino, del mondo. Bravo, Lino, bravo, bravo. Sì, 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 sei ancora Greenwich. In realtà sarebbero le 4:39. Esatto. E DJ Chiama Italia fino a mezzogiorno. Monta l'attesa per l'arrivo di DJ Chiama Estate, che sì, insomma, arriverà con calma fra un paio di settimane, perché noi siamo canonici e quindi sarà vedere ufficialmente DJ Chiama Estate. Te lo dico già. Il 20. Da lunedì 28. Ah, da lunedì 28. Da lunedì 28. Lunedì 27. 27. Lunedì sì, 27. Subito dopo la festa. Giusto, giusto. E altrimenti dovremmo anticipare giusto di troppo. Giusto. E sai che non si. È come i compleanni, non si festeggiano prima. Ma lo so, lo vuoi fare una carineria nei miei confronti, perché il 27 c'è la finale dell'isola. Quindi si chiude, caspita, diciamo. Certo, si chiude, certo, una certo porta. E beh, cosa c'è di più estivo che l'isola dei famosi? Esattamente, insomma, no? Esattamente. Allora, messaggi che arrivano, ovviamente tanti hanno a che fare con i cani. 3-4-2-5-2-2. Tutti esperti di cani ed esperti anche di Samoiedo in particolare. Se tu mi avessi detto Samoiedo, io l'avrei scambiato con il whisky a Samovar, che è quella specie di teiera, insomma. Sì. Quell'affare che si usa per fare il tè. Samoiedo era un cognome che usava DJ Angelo, sì, in Ciao Belli. Non Beppe so Samoiedo. Senza saperne la provenienza, no, ovviamente. Naturalmente. Samovar. Samovar è un contenitore metallico russo che serve per scaldare l'acqua. Quello una specie di bollitore, però. Io l'avevo comprato a un mercatino a Mosca nel 1990, pagandolo anche una cifra discreta, ma era bellissimo, era ghiottone, insomma. Era bellissimo a Mosca, poi l'hai riaperto in Italia, ma non ho avuto il piacere di riaprirlo a casa, perché una volta giunti all'aeroporto di Sheremetyevo la polizia doganale me lo ha simpaticamente perché a loro piaceva. Tu dimmi con quale perché motivazione? Perché? Niente. Niente. E non hai avuto la con forza con la tipica ospitalità. Non hai avuto la forza d'animo di no, io che pure parlo, mastico un po' il cirillico. Che te fate che ci vuoi? Ma tu devi dargli dei rubli, dei soldi, diciamo. Sì, sì. Però lì ne abbiamo già parlato la scorsa settimana. C'è sempre quel pericolo che poi ti mettono in galera per corruzione. Io non mi fido. Quindi
io non mi Mosca, esatto. Bravo, e che altro se no, prego. I Samoyedo sono cani da montagna, cani da neve, con quel tono. E a New York a giugno, luglio eccetera non penso stiano molto bene, purtroppo è così ormai. Comunque saluti da Fabio e saluti a Nej, il Samoyedo della nostra amica René. Ah, che bello. Nej è anche il nome di una ragazza molto carina che conosco e che saluto, la figlia di Cherie. Ciao, fotografa. Nej. Brava fotografa. Brava, che è diventata Nej. Mamma. Cosa vuol dire? Vorrà dire neve, qualcosa? Neve in francese. Neve, okay. un Samoyedo, che è un cane bianco. Giusto, chiami Nej. Nej, già, certo. Insomma, scarpettine come se piovesse. Ne hai altri su questo argomento? Ho avuto anch'io un cane con le scarpette. Sì. Le ha dovute, abbiamo dovuto metterle in conseguenza ad una paralisi. Ah, che ha subito, e siccome dopo, cioè, quando ha ripreso a camminare non riusciva più a farlo in maniera corretta per evitare che gli si consumassero le zampe, abbiamo dovuto comprargli delle scarpette. Ma questo è un caso di forza maggiore, per carità, questo è un caso di carità nei confronti di un animale che soffre. Capisco, molti hanno scritto questa cosa, che sono animali abituati al freddo, l'asfalto, il catrame è molto molto caldo, ma vi posso garantire che l'asfalto e il catrame di Manhattan in questo fine settimana non era affatto così caldo. Secondo me è più e poi quando fa caldo, cioè se gli mettono quelle scarpette lì adesso che ancora non fa caldo, non gli sudano i piedi. No, qua esatto, quando arriva poi il caldo vero e proprio, cosa gli mettono? Le infradito. Cioè, ma poi vi viene da dire, con tutto il rispetto che ha per il Samoyedo, non prendete il Samoyedo se abitate lì. Tra l'altro, cioè prendete un cane, lascia perdere, che conosco uno che c'ha un husky. Un mio amico napoletano che c'ha un husky. Nico! Grande. Bellissimo l'husky, anche se magari appunto nelle giornate molto calde può anche soffrire. Posso dire una cosa a proposito? Ma puoi dire quello dei con quella cani, faccia, puoi dire quello che vuoi. Dei cani e della festa di Radio DJ. I cani sono ammessi, c'è l'area cani e tutto il pomeriggio si potrà giocare coi cani. La sera al concerto che si svolge dentro l'arena civica, il cane non entra. Neanche se andate a San Siro a vedere Vasco però, Rossi. No, posso portare il cane al concerto? No, perché poi lo schiacciano. Posso portare il bambino di 2 anni? No, perché non è il caso. Posso portare un neonato? No, neanche. Ma che vi dice la testa? Non è che è proibito, ma il buon senso dice che un neonato non può stare in un concerto. Cioè, poi se lo vuoi portare, portalo. Però un concerto normale, lascia perdere, perché la gente, secondo me, ha tale rapporto familiare con noi che si sente in diritto, giustamente, di portarsi. Ce lo vuole presentare. Ma se tu vai a San Siro a vedere i Rolling Stones stasera da Cremonini, il neonato te lo porti? No. Il passeggino entra a San Siro. Il passeggino non credo. Credo lo lasci fuori. Scherzi, come allora? Se lo ritrovi che sta di salamella. Sì, esattamente, bravo. Due ne ritrovo. Però bambini ne vedo. Qualcuno addirittura organizzato con le cuffie e coi calzini, quelli lì del cane, adesso poi vedo. Per evitare di sporcare poi a casa quando torna sul tappeto. Comunque la gente c'aveva tanta voglia di concerti. È l'unica spiegazione che posso dare ai numeri che fanno certi concerti. Vasco Rossi fa 100.000 persone al Circo Massimo, nessuno si stupisce. È nel nostro codice genetico. Vasco Rossi. Con tutto il bene che vogliamo agli Imagine Dragons, di cui mettiamo tutte le canzoni per i quali abbiamo grande simpatia, sapere che ci sono state 65.000 persone che sono andate a vederle è una cosa che mi ha molto molto colpito. Però dedicato ai 65.000, quello che è tuttora, credo, il loro più grande successo. Yes. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail. I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Yeah.
up above. Oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground. Hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained down like. Flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like... Il titolo di questa canzone è una delle mille hit di questa formazione che a sorpresa dopo 10 anni di carriera insomma si è portato a casa 65.000, che poi tra l'altro è uno di quei concerti che sono cresciuti per strada, no? Nel senso che all'inizio era previsto in un posto con una capienza molto molto più limitata, poi vista la grande vendita di biglietti l'hanno spostato giustamente in un posto più capiente. Ho fatto una cosa che potrebbe essere interessante come spunto, sai quando non hai niente da fare e per ingannare l'attesa ti inventi qualunque tipo di passatempo? È una cosa tipica per quelli che magari non sono tanto facile alla pennichella, no? Il viaggio aereo per esempio è uno di questi momenti dove se hai la pazienza di guardarti un film che magari non ti piace neanche particolarmente te lo guardi. Ne approfitto per salutare quello di fianco a me che guardava un film che non ho capito cosa fosse, che ogni 3, 4, 5 minuti nel silenzio totale della notte atlantica faceva grande entusiasta. Era un bel film. Che entusiasmo! E gli hai detto qualcosa? Un attimo. A parte che sto cazzo di film è durato 9 ore perché ha riso per tutto il viaggio. Invidioso. Cuor contento. Madonna, quanto eri invidioso, no, che tu non ridevi. No. Sì! Cuor contento, il cielo aiuta. Beato lui, bravo. Forse no, bravo. Io ieri invece ho attaccato bottone, ma gli ho fatto un terzo grado, ce l'avevo due accanto. Uno era un calciatore di serie B. Povero, buonanima nel senso dopo che... il controcontesto no, suicidato. No, probabilmente, no, è che lei era uno della... non dico chi è, perché fatti suoi, dell'Alessandria, che però si è suicidata l'Alessandria, nel senso che è retrocesso. Si è suicidata, la Madonna. No, è retrocesso. Buonanima, si è suicidata. No, è retrocesso. Guarda, sono stanco anch'io. Ti sei svegliato bene. Quindi è che, insomma, è scesa. Però l'ho tempestato di domande. Chi era Tempestilli? Ma l'ho tempestato proprio. Invece, no, avevo il telefono che ovviamente era in modalità aereo e non si poteva usare, però comunque ne approfittavo magari per scrivermi dei pensieri, delle riflessioni, dei testi di canzoni. Il nuovo libro, come faceva Roberto Cavalli, ricordiamo, ha scritto la sua autobiografia sul Nokia Communicator. Cioè quel telefono. No, ho detto quasi mi metto a fare la pulizia dei contatti che ho nel telefono, sì. Di quanti numeri ho. Adesso se guardate la vostra rubrica, basta andare all'ultimo numero, alla Z, subito dopo il telefono vi dirà quanti contatti avete. Dopo quanti ne hai, Matteo? 1613. Okay. Quindi, scusami, dopo la Z, quindi dopo quale cognome? Zaia. O Zu, c'era di più, Zu? No, beh, Zu. Ah sì, Zu.
Zuccelli, Zuckerberg. Dopo Zuckerberg, bravissimo, dopo Zuckerberg, se vai all'ultimo c'è scritto quanti contatti hai. Quanti contatti hai, Alex? 829. Mamma mia, che stitico, che bravo. Cioè, ne scrivi proprio giusto quelli che valgono la pena, Tu sei uno sprecone, invece. Io sono. Te avrai anche il numero di quello che giocava nell'Alessandria. Ma sicuro. Te lo sei segnato? 3378. Ma che sborone. No, che sborone. Che è, non, c'ho no, numero... perché il problema è quello che chiamo tu a volte... Zeccara? Lo chiamo? Zeccara varrebbe anche la pena, almeno ci avete qualcosa anche da ricordarvi. Spesso capita che ci si segni un numero di una persona e quel numero ti serve soltanto per una cosa di un secondo e poi non lo vedrai mai più per tutta la vita, no? E Rocco, poi ti rimane. Rocco Taxi Catania, io. Boh, esempio, qualunque cosa, certo, insomma. Certo. E io ho controllato, ne avevo 2270, una cosa di questo genere. E facevo, non so, tre lettere alla volta, A, B, C, e poi mi rompevo. Ah, poi è mollato. Poi quello rideva. Le ho fatte tutte? Le ho fatte tutte, che le bravo, ho fatte tutte. Ragazzi. E a un certo punto mi sono incistato e ho detto, devo scendere sotto i 2000, e sono arrivato tipo a 1950, quindi ho cancellato tipo 300 numeri. 300 numeri di persone di cui non ricordo nulla, fondamentalmente. Ho cercato anche di ricordarmene. Ho tenuto quelli, i numeri dei di quelli defunti, che non ci sono più. I defunti. Quelli che non ci sono più, Italia, perché mi è sembrato un pensiero carino tenerli comunque vivi, certo, nella memoria telefonica. Certo, certo. E ho tenuto, certo, vivi anche i numeri delle teste di cazzo. Ti rompi i coglioni, che così quando chiamano vedi il numero e non rispondi, se no... Sì, c'ho uno, invento un nome a caso, Eugenio, sì, ok? Eugenio. Allora, ti dico come lo cataloga l'app, ormai ci sono delle app. No, ma perché è la... il nome di mio figlio? Fai Marco, no? Marco, Marco ne ho un sacco. Allora, Luigi. Quello che... Luigi, va bene. Seccatore Luigi, le app dicono seccatore, perché è un termine comunque rispettoso. Ma capire, non c'è oltre. Ma io cambio a seconda. C'è uno che ovviamente non ti dirò il nome, che dice che tra parentesi pesantissimo. Quindi pesantissimo. Se hai del poi tempo da perdere, scemo 1, Eugenio scemo 2, Eugenio scemo. Sì, perché era uno scemo proprio. Scemo per scemo. Eugenio, che però cambiava spesso il numero, capito? E allora ho cercato di catalogarlo. Poi. No, stavo dicendo che quello pesantissimo non è scemo e ti fa solo perdere tempo, è pesante, quindi se hai del tempo da perdere lo puoi ascoltare. No, non si può più. Se è lui. Lo so che è un po' da stronzi, ma ognuno avrà le sue. Io scrivo rompicazzo. Rompicazzo. Uno, anche, due. Ma col nome o solo rompicazzo? No, a volte no, e a nome volte è rompicazzo. E ho anche delle gerarchie. Cioè, rompicazzo brutto. Rompicazzo molto brutto. Cioè, quando sono tanti. Madonna, Antonella da Gallarate, bruttissima persona, dice lei di se stessa. Ho solo 74 contatti. Brava. Non perdetevi neanche un secondo della nostra vecchiaia. Sapremo fare di peggio. DJ chiama Italia.
mai questa canzone, muove lo spiego una cosa alla volta. Donna Summer, Love to Love You Baby, siamo a metà degli anni 70, è l'inizio della disco music, è l'inizio di questa cosa in cui si mischiavano sensualità ed elettronica, è il primo forse grande successo di Giorgio Moroder. Sì, in realtà siamo dopo Je t'aime moi non plus, che non c'entra nulla, sì, no, è solo peccaminosa, è certo. Siamo sei anni dopo circa. La disco music peccaminosa, quella che nella mia testa piaceva Malgioglio, ma poi magari non è neanche vero. Ma che gli fosse piaciuta sicuramente sì, poi magari non era il suo unico punto di riferimento. Certo. No, ne parliamo tra un secondo, perché prima sono arrivati nel frattempo 100 milioni di messaggi che hanno a che fare con le tecniche che si possono usare per avere la rubrica telefonica non intasata da numeri che poi non ti servono a niente. Saluto e consegno il DJ Award come ascoltatore più sveglio e scaltro a questo anonimo che dice: io ai contatti temporanei, cioè quelli che registri sapendo già che non ti serviranno, metto davanti al numero la parola togli. Bello.
Mamma ragazzi, stratega. O altrimenti un asterisco, se... così vanno tutti in fila in per primi. Sì. Anche se però va detto che tu non è che lo sai all'istante, che quello, come l'hai chiamato tu quello del taxi? Rocco Taxi Catania. Rocco Taxi Catania, tu pensi Rocco che non ti servirà mai più. Certo. Ma magari poi scatta un'amicizia. Con Rocco. Io saluto il mio amico Sandro, tassista romano, che se avessi fatto così non avrei avuto come amico. E invece, capito? Ciao, sir. Capito, uno magari può lasciare una storia d'amore anche, poi sposarti, passare una vita insieme a Togli Rocco Taxi Catania. E saluto anche Paolo da Varese che al contrario dice: ciao ragazzi, io ho soltanto 57 contatti, consolatemi. Bravo. Ma evidentemente fai una vita molto, come dire, regolare. Certo. No? Le persone che frequenti, che vedi, non... sono più o meno sempre quelle lì. Sai, noi siamo gente che è sempre in giro. In giro, viaggiano, una volta un momento all'altro. Cioè, sono stato a Madrid. Andrea e Michele, quanti numeri avrà? 20.000. Beh, ma perché non l'abbiamo, voglio sapere. Non l'abbiamo letto, ma sicuramente sarà arrivata di gente che ha 18.000 contatti. No, invece qua è tutto per sottrazione. Gente che ha 3-4 contatti su WhatsApp. Allora, perché ho messo la canzone Love to Love You Baby di Donna Summer, che, peraltro canzone su cui c'erano un sacco di leggende metropolitane, tipo che l'abbiano davvero costretta in qualche modo a fare sesso su un divano dello studio, ma ora ovviamente è una cagata, che fosse una voce computerizzata, poi invece insomma la voce e la faccia l'abbiamo conosciuta, perché il periodo più o meno è lo stesso, ma in realtà qualche anno prima, 3 anni prima, era uscito un film che oggi viene ricordato perché oggi compie 50 anni e viene ricordato con delle proiezioni anche restaurate. Purtroppo non è possibile restaurare la protagonista perché è passata miglior vita ormai da parecchio tempo, però insomma stiamo parlando di Gola Profonda. Gola Profonda, film uscito nel 1972, esattamente il 12 di giugno, quindi ieri erano i 50 anni. Anche qui, 50 anni fa. Sì, un'espressione che poi ha fatto tutto il giro, è diventato qualcosa d'altro. È anche un modo di dire. Modo di dire. Ma chi te l'ha detto quella cosa? C'è una gola profonda, c'è una gola di giustizia. Profonda. Cioè, è un modo di. Curioso che sia. Che dalla pornografia sia arrivato quasi alla politica. Esattamente. Beh, insomma, Gola Profonda è un film che ha avuto grandissimo successo e ha avuto anche il merito, si fa per dire, di inaugurare il concetto di cinema a luci rosse. Sì. Perché sì, prima non esisteva. Prima esisteva la pornografia, ma era prevalentemente fotografica. Sì, no? Certo. Non c'era certo, modo di vederla in un'altra maniera. O esisteva, sarebbe esistita subito dopo, o contemporanea, un po' la commedia sexy, un po' scollacciata. Sì, Beh, guarda che gli anni sono quelli lì. Siamo certo, sempre nei primi anni certo, 70. Iniziavano le prime cose di Lando Buzzanca. Sì, ma sì, questa era un'altra faccenda. Quello è legato molto la libertà dei costumi. Esattamente, credo, no? Esattamente. La pornografia è un'esasperazione di quel tipo di concetto. Questo è un film che venne prodotto tecnicamente proprio da Cosa Nostra, nel senso che dietro c'erano dei produttori cinematografici dichiaratamente mafiosi che assumettero assunsero, mi sembra una cosa un po' qui. No, quasi religio. Chi? È un regista, anche quello italo-americano, John Damiano, al quale diedero $250,000 dopo che il film ebbe un successo clamoroso, ma in realtà il budget per produrlo era di soli $25,000. Cioè praticamente niente, era poco più che un filmetto amatoriale. La storia di questo film era una storia che era quasi un pretesto, però non è il pretesto tipico dei film pornografici. Dove arriva l'idraulico. Sì, il pretesto dei film pornografici, quanto dura? 15 secondi. Ma sì, qualche volta 3 minuti, 4 sì, minuti. Sì, ma deve essere proprio film. Già nel frattempo i film quasi non ci sono nemmeno più, sono delle scene che partono tendenzialmente, già, credo. No, questo invece era un film vero e proprio, con una sua dignità anche di sceneggiatura. E praticamente era la storia di una donna, di una bellissima donna, che non riusciva a provare il piacere sessuale e si rivolgeva a diversi medici. Lei faceva la prostituta. Ah, film, ok. Però che fa la prostituta dice: guarda, io non godo. Cioè, mi va anche bene perché io non ho voglia di godere con uno sconosciuto. Insomma, non provo. Allora, però mi sembra strano che. Allora, il pregresso è: ok, proviamo con dei superdotati. Niente. Finché a un certo punto, a un'attenta visita di una specie di otorino laringoiatra, si scopre che il clitoride c'è, ma è in fondo alla gola. Sta laggiù.
invece che essere nella vagina. E quindi l'unico modo che aveva lei per godere era quello che potete immaginare. Da qui il titolo Gola Profonda. Esattamente. Questa cosa incuriosì molto, evidentemente, gli appassionati e non soltanto. E il film al cinema ebbe un successo pazzesco. Ripeto, $25,000 è costato, 600 milioni è quello che ha guadagnato. Di dollari. Di questi 600 milioni di dollari del 72, soltanto 250.000 sono andati al regista. Perché quelli di Cosa Nostra gli hanno detto: se ti vanno bene, questi va bene. È così. Se no, in quella gola profonda ci infiliamo qualcosa. Ma certo, ma vanno benissimo, ma vanno benissimo, ha risposto lui. Un successo enorme. Pazzesco. Di quell'epoca. E da lì è partita anche la storia dei cinema pornografici. Sì, perché sì, nei cinema si poteva proiettare, in Italia è arrivato in versione censurato qualche anno dopo, tant'è che poi dopo, quando finalmente è uscito nei cinema porno con il contenuto autentico, per sicurezza lo hanno chiamato Vera Gola Profonda. La vera gola profonda. Cioè quello integrale che ci eravamo persi in precedenza. Allora, 50 anni ieri per il film con Linda Lovelace, 30 anni oggi ieri. Evidentemente il 12 giugno è un giorno fortunato per il capolavoro, si può dire assoluto? Sì, devo dire. Capolavoro assoluto di Elio Le Storie Tese. Italian Room Casus Cicti. Allora, com'è andata con l'amica? Allora, com'è andata? Ma no, devo dire bene. Hai bruciato il biscotto, almeno il limonato. No ragazzi, non scherziamo, lei non è come tutte le altre. Parlaci di lei. Ah, guardate, questa qui è una tipa veramente simpaticissima, ingambissima. Mi ha raccontato delle cose sulle sue ferie divertentissime, ma tipo che lei era andata là con un sacco di creme dopo sole, poi ha preso un casino di sole. Mi hai mostrato il pomparuolo. No, ma ho buone possibilità. Allora ci vediamo questa sera. Una serata tra amici, una chitarra e uno spinello. Amici, purtroppo no. Questa sera sono invitato a casa sua per vedere le diapositive del mare delle sue ferie. Poi subito dopo devo accompagnare i suoi genitori che devono prendere il treno perché sono rimasti senza macchina, l'hanno distrutta, era mia. Siamo tutti servi della gleba e abbiamo dentro al cuore una canzone triste. Servi della gleba, testa alta, verso il triangolino che ci esalta. Niente marijuana né pasticche, noi si assume solo il due di picche. Servi della gleba in una stanza, anestetizzati da una stronza. Come dei simbolici Big Jim, schiacci il tasto ed esce lo spaccino. Ciao ragazzi. Hai la faccia di legno, dove cazzo eri finito? Ma no, niente, che c'ho un esame in ballo e poi non sono stato molto bene. Dici cosa hai avuto di preciso? Ma mi ha detto il medico, c'ho le papille gustative interrotte. Sì, poi c'ho un gomito, mi fa contatto col piede. Mio padre era rimasto chiuso nell'autolavaggio. No, è che ho delle storiacce con la tipa. Lei ti ha dato il due di picche. Ma no, che cosa dite? Lei mi è molto affezionata, solo che ha delle storie col suo tipo che la rendono infelice, e siccome a lei ci tengo più che a me, ho parlato solo ragazzo, l'ho convinto a ritornare da lei. Ma non starai mica piangendo. No, è che mi ha dato una bruschetta nell'occhio. L'occhio spento, il viso di cemento. Lei è il mio pigione, io il suo monumento. Servi della gleba tutta birra, gleba planetaria.
studiare, vabbè, se poi esci con lui, cioè, perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu hai una storia, un uomo, vedi qualcuno? No, non è un problema, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla. Anzi, magari sono qui a dirti, se hai bisogno di qualcuno, io ci sono. E allora che cosa devo fare? Mi vuoi mettere una scopa in culo così ti ramazzo la stanza? No. Beh, ramazzare no. Magari no, ma cambiare un po' l'aria, perché stamattina c'è un'aria un po' viziata qui, sì, dentro, e non sappiamo come. Anzi, a un certo punto abbiamo fatto quello che non va fatto, come quelli che coprono il sudore con il profumo, col deodorante. No, metto il deodorante perché così puzzo di meno. Niente, peggio mi sento. Mi sento. Dove l'avete preso quel deodorante? È arrivato perché ce l'hanno portato. Per vie traverse. Servono le maschere antigas adesso. Ma da dove arriva? È una cosa molto chimica. Il deodorante, sì, o no, quella puzza che c'era qui è molto naturale invece. Ah, ok, ok. Arriva, lo so, spero dai campi e non dalle suole nostre. Mio padre in rubrica ha soltanto 4 numeri: quello di mia madre, di mio fratello, il mio e di uno dei suoi 4 fratelli. Per lui il cellulare è una rottura di scatole, dice Erika. Se se lo può permettere. Si chiama Aldo questo signore. No, Aldo non ha proprio le memorie. Aldo deduce chi lo chiama dal numero. No, beh, adesso non lo usa più il cellulare perché no, è una seccatura. Lo usa. Lo usa, ma sa riconoscere, lui dice, i numeri che arrivano. Insomma, vabbè, sono arrivati molti messaggi. Una cosa che arriva dal nostro settore social: abbiamo fatto una foto a Aldo in occasione del triathlon di DJ e lo volevano taggare. Mi sai dire l'account Instagram di Aldo Rock? Hanno ancora molto da imparare, esatto, questi ragazzi. Alessandro, buongiorno. Buongiorno Linus, buongiorno Nicola. Buongiorno, ciao Alessandro. Caro, hai una voce da ragazzino, ma in realtà ne hai già 32, che per noi sono sempre pochissimi, sì, ma la voce ti fa sembrare molto molto più giovane. Sì, sì, lo so, ma anche l'aspetto sempre più giovane. Buon per te. Alessandro, ingegnere in che cosa? Ingegnere edile, sono sia ingegnere che architetto. Ah. Quindi, cioè, due lauree hai? Sì, ho fatto un corso di studi che mi ha dato la possibilità di prendere le due lauree. Cazzo. Capito. Però non ci hai chiamato per questo. Politecnico di Milano. Politecnico. Ok, il Polimì. Oh, ci hai chiamato per un altro motivo. Ciao ragazzi, a me ogni anno scrivi. Mi scrive uno che mi fa gli auguri per l'onomastico, l'unico peraltro a farmeli. Ma io non so chi sia. Quando gli ho scritto che non mi ricordavo di lui, lui mi ha detto nome e cognome, ma questo non ti dice nulla. Comunque grazie a questo signore per ricordarsi ogni anno il mio onomastico. Ma cosa ti ha detto quando tu gli hai detto che non ti ricordavi? Allora, è una situazione molto strana. Infatti poi prima mi ha chiamato, quindi... sono andata a riprendere i messaggi. È dal 2016 che mi manda ogni anno il 26 agosto gli auguri per l'onomastico. Quando me li ha mandati, appunto, l'ho ringraziato, però gli ho detto: guarda, non ho neanche il tuo contatto, mi puoi dire chi sei? Stefano Linati. Non mi ha detto proprio nulla, nient'altro. Ho detto: guarda, non mi ricordo sinceramente, mi puoi dire qualcos'altro? Però non mi ha risposto. Ci sarà anche rimasto male. Secondo me ci è rimasto male. Pensa com'è contento adesso che hai detto il nome e cognome alla radio. Sì, infatti. No, ma è strano perché comunque quando me l'ha mandato, me l'aveva mandato sui messaggi, neanche su WhatsApp. Io ho salvato il numero comunque, ho detto, vabbè. Ce l'hai. Sempre. Senti, questo scambio... questo giorno, sette auguri. Fino a quest'anno, fino al 2021. Adesso vedremo se anche quest'anno. Ma la volta in cui tu gli hai risposto, gli hai detto che non ti ricordi, quando è stato? Quest'anno? No, quando mi ha proprio scritto, nel 2016. Ah, ok. Però ha continuato, non si è offeso per questa tua... No, l'anno dopo subito... Oggi si è offeso. Si sarà offeso oggi. Oggi è il colpo di grazia. Oggi sarà offeso. Senti, a questo punto noi dobbiamo farci un nodo al fazzoletto, come si dice, aspettare il 26 agosto? Sì, 26 agosto. Ma infatti, allora, guarda, anche io ne ho parlato anche con i miei amici. Sì, bravo. Ragazzi, mi sta succedendo questa cosa, ma è stranissima. Ma era uno dei 5 quesiti referendari di ieri, eh? Ma probabile. Sì. E infatti ogni anno quando mi scrive io faccio lo screenshot del messaggio. E lo mandi ai tuoi amici. Ragazzi, anche quest'anno mi ha scritto. Allora, noi vogliamo sapere, quando ricominceremo a settembre, dopo le vacanze, se questa cosa si è verificata, che è un po' il tuo piccolo miracolo di San Gennaro. Sì. Alla fine, sì, no? Sì. Lo scioglimento dell'amicizia.
È l'unico che mi fa gli auguri. Vedi, Stefano Linati ha un cuore grande così. Facebook ce lo dà come personaggio pubblico, però chissà mai. Ah, esiste? No, ma infatti, certo poi guardando su internet vedo tipo... È un musicista, secondo internet, musicista. Però non è detto tipo, che sia lui. Sembra un militare della Marina, perché comunque poi salvando il numero su WhatsApp... Sì, adesso magari mettiamo meno in piazza questo poveretto. Bravo, bravissimo, chissà mai. Che mi sembra il caso, no? Dai. Però mi fa tristezza che nessun altro ti fa gli auguri di buon onomastico, ma in realtà non si usa. Perché non ha amici di giù. No, esatto. No, io sono siciliano di origine. Sì, però il 26 agosto. Però comunque non se lo ricorda nessuno. Ma il 26 agosto uno è. Ma il 26 agosto. Ma c'è altri pensieri il 26 agosto. Va bene. Tanti auguri Alessandro, buon onomastico. Buon onomastico in anticipo Alessandro. Dai, salvatevi il mio numero e me li fate il 26 agosto. Va bene, ottima idea, grazie. Insieme a Stefanone. Ciao. DJ Chiama Italia. Shopping in a Benz, I like you, I do. I hit you in a LA, can you fit me in your plans? I like you, I do. We went over to France and we woke up in Japan. I like you, I do. Oh girl, I know you only like it fancy, so I pull up in that Maybach candy. Yeah, your boyfriend, I never understand me, cause I'm about to pull this girl like a hammy. Let's take a little dip, little lady. Hit PCH. Farei domani un referendum per stabilire se questa canzone la possiamo mettere o meno. Ma devo dire, facciamo spendere un sacco di soldi al paese. Sì. E poi dopo ci lamentiamo perché nessuno va lì, perché? Pazzesco. Perché non capiscono qual è la domanda. No, i quesiti erano. Adesso stiamo ovviamente giocando con le parole, ma il referendum l'abbiamo già detto in altre occasioni, perché non è la prima volta che ci sono referendum che vengono promossi da qualcuno e poi dopo non succede praticamente nulla. No? Il meccanismo del referendum è qualcosa di sacrosanto. Bellissimo. Cioè, però dovrebbe essere usato per delle domande alle quali qualunque rimbambito, me compreso per primo, certo, è in grado di rispondere semplicemente sì o no.
non una cosa così complicata. Cosa cazzo ci sta a fare il Parlamento? Chiaro. Altrimenti, io ti giuro, su questi 5 quesiti mi sono posto il problema, ok? Ho detto, vabbè, torno sabato, domenica mattina da New York, ho tutto il pomeriggio di sabato per andare a votare, voglio vedere se... Me lo studio un attimo. Me lo studio un pochino, perché un po' di senso civico mi è venuto. Ci ho messo un sacco prima di avvicinarmi a questo tipo di argomento, perché comunque era un pochino respingente. 5 domande, ma le più importanti erano un paio. Io sono arrivato alla conclusione che non sono in grado di rispondere, perché qualunque tipo di domanda portava a qualunque tipo di risposta. Cioè non c'era una risposta sacrosanta che tu dicevi evidentemente sì o evidentemente no. Cioè non è che c'è scritto i politici possono rubare, sì o no. A parte certo, che io, poi, io rispondo sì. Bravo. No? Così spero di diventare anch'io. No, rispondi sì perché sei a favore della legge che abroga. E a parte il concetto di abrogativo. Quindi sì, anche sì, quello sì, è un ulteriore. Il referendum abrogativo. È un'ulteriore fregatura. Però metti che ci metti una vita, ma capisci che quando dici sì, dici no. La domanda deve essere una domanda semplice. Chiara. Dybala all'Inter. Dybala all'Inter, sì. Allora non lo vuoi? No! Cioè, no! che cazzo, è così. Sei favorevole all'abrogazione di Dybala all'Inter? No! No, ma guarda che è veramente una roba da deficienti. Sì. Ma non, veramente non è una questione di come dire, parte politica che la può aver promossa, perché era già successo in altre occasioni con altri tipi di sponsor. Sì, sì, no. I referendum devono essere fatti su argomenti semplici. Sì, perché sì, questo... nucleare, sì, sì, no. Sì. Caccia, sì, no, poi prescindere da come la pensiate. No, no, ma infatti, su qualunque tipo di... Pena di morte. Ma te, sì, non fare niente di niente. No, è quello. Io guardo sui referendum, già divorzio. Che bisogna rispondere al contrario, quello abrogativo. Cioè, no, però comunque mia. Starai d'accordo sul fatto che è una cosa importante. No, certamente. Cioè, voglio dire, nella nostra storia sono serviti per le cose importanti. L'aborto, per il divorzio, l'aborto, no? Cioè, sono cose sacrosante. E su quelle robe lì è importante che la gente dica la sua opinione, no? Certo, e sono argomenti certo. Anche semplici da capire, che peraltro si portano dietro in realtà tutta una serie di dinamiche anche complicate. L'aborto è una cosa che comunque, se tu sei uno molto religioso o se credi in certi valori, però alla fine stringi, la domanda è sì o no. Questi erano quesiti così complicati e anche comunque privi di una risposta unica. Sì, e posso dire, qualcuno dice fate il prossimo referendum, sì. Perdonami. Volete un referendum complicatissimo o non lo volete? No, non lo voglio un referendum. Esatto. Però... il fatto che la gente non vada è già una risposta. È chiaro, sì. È chiaro. E inoltre qualcuno dice no, ma c'è stato un complotto, insomma non se ne è parlato. Ma non se ne è parlato, e parlo, come dire, anche da un po' addetta lavoro di televisione, perché è talmente poco appeal che chi si prende la patata bollente di parlare di una cosa che ti fa fare l'1% di ascolto? Sì, tra l'altro. Cioè, tra l'altro. È una cosa talmente respingente. Ma poi ragazzi, dire non se ne è parlato in un'epoca in cui nessuno più guarda la televisione o quasi, e in cui nessuno più legge i giornali, e dove l'unica cosa che conta è Facebook, è una stronzata, perché se ne è straparlato se uno fosse interessato, e che era un argomento talmente respingente complicato che nessuno ne ha parlato. Chi si sveglia la mattina e scrive un post su Facebook sulla separazione delle carriere o... Ma magari fosse la separazione delle carriere. Vabbè, complicatissimo. Certo. Guarda, Andrea, come si chiama? Mi sono dovuto far spiegare il referendum dalla mia amorosa avvocato. Lei diceva che da avvocato avrei dovuto rispondere sì, invece da cittadino no. Capito? E quindi vabbè. Basta. Altri soldi li abbiamo buttati via, altro tempo l'abbiamo perso. Se avete la passione per le due ruote senza il motore, e invidiate quelli che vanno sulla bicicletta e sembra che abbiano il motore perché vanno fortissimo, allora la prossima mezz'ora è tutta con voi. Ci viene a trovare Sonny Colbrelli. DJ chiama Italia.
tante foto di paesaggi e non c'è posto per le tue foto con me. In auto dormi ed io non riesco a non guardarti. Sei bella da schiantarsi, da sfiorare il guardrail. Da bimbo mi ricordo diavolo le vacanze, tranne quando pioveva e stavo in camera in hotel. Spaccami come Hendrix con la Stratocaster, fai uscire le mie ansie ma non chiedi il cash. Sulle tue gambe ho letto il senso della vita, dimentica la Bibbia o le pagine di Freud. È meglio se restiamo amici come prima, ma poi facciamo mattina per parlare di noi. Noi siamo giovani. Sia lontano da me. Nel feed hai solamente foto di paesaggi, e forse è perché sei un paesaggio pure tu. E con i piedi mi disegni dinosauri sopra il vetro dell'Audi, non la pulirò più. Ed ho il tuo nome è un uragano tropicale, ogni telegiornale poi parlerà di te. Sai che si nasce soli e si muore. La belle époque, che tempismo o'clock, bel teppismo black block che c'hai. Sei la storia Mark Block, un momento a Marcord, dai scambiamoci tutti i guai. Come c'è con me? Lontano da me. Radio DJ, sono le 11.37, era Giovani Wannabe il titolo di questa canzone. La band che ce l'ha appena suonata, questa canzone stessa, arriva da Bergamo e qui c'è un piccolo conflitto locale, insomma, perché tra Bergamo e Brescia c'è sempre un po' di rivalità sportiva e basta soltanto. Da lì arriva il nostro ospite di questa mattina, l'abbiamo già annunciato, Sonny Colbrelli. Buongiorno Sonny. Buongiorno a tutti quanti. Perché Nicola è convinto che sia un nome d'arte. Nome da DJ di Radio Privata. Adesso vi lasciamo al nostro Sonny Colbrelli per le prossime due ore e poi torneremo con la musica qua con noi. La domanda non è retorica, ti chiedo come stai. Bene, mi pare a vederti, insomma, no? Sì, dai, in carne sono, adesso che sono un po' fermo con gli allenamenti, dai, l'importante è, come ho sempre detto, essere qua e parlare, diciamo, con e voi. E poter raccontare come che cosa è successo a Sonny, allora, perché è fermo con gli allenamenti? Sonny Colbrelli è un ciclista professionista che peraltro ha vissuto nel 2021 forse la sua migliore stagione dal punto di vista delle vittorie. Qualche vittoria, per esempio il campionato europeo, la Parigi-Roubaix, soprattutto la Parigi-Roubaix, tutto infangato con la bici, sì, poi, sollevata, no, no, una scena da Rocky. Poi stavo pensando stamattina, no, quando facevo mente locale sul fatto che saresti venuto da noi, che da una parte è bellissima quell'immagine di te completamente cinematografica di fango, dall'altra parte però cazzo si poteva vedere un po' la faccia, no? Che i tuoi figli magari neanche ci credono che sei tu sotto quel travestimento, insomma. No, quello davvero in tanti me lo dicono
perché quel giorno, diciamo, da dietro eravamo quasi quasi normali, da dietro, infatti, sì. Dietro si vedevano bene le scritte della dello sponsor della maglia, però dal davanti proprio era una maschera di fango. Infatti io ero uno dei pochi che avevo su ancora gli occhiali, no? Gli occhiali, certo, perché proprio con avevi questo il tergicristallo negli occhiali, tre per due gliele davo di maglia, gli davo. Però dai, che dire, quella lì è stata una giornata per me molto importante, significativa. Infatti il giorno dopo ci eravamo sentiti che ero un po' frastornato, no? Non ho dormito. Ma figo, è stato molto figo quel collegamento. E poi che cosa è successo? E poi succede che arriva la fine della stagione, i ciclisti un pochino si riposano, poi cominciano gli allenamenti invernali e cominciano le stagioni. Era partita bene questa stagione, no? Con un paio di secondi posti, e poi arriva il Giro di Catalunya. In una volata, in uno sprint finale, momento in cui il cuore arriva alle pulsazioni massime. Che giorno era? Era 21 marzo, me lo ricordo. Primo giorno di primavera. Primo giorno. Sono tre mesi fra pochi giorni. Sì. Che cosa hai sentito? Cioè, tu hai superato il traguardo e poi hai avuto un mancamento, credo, no? Sì, diciamo, io come ho sempre detto, ho fatto la volata, ho chiuso al secondo posto, e nulla, dopo l'arrivo mi ricordo che ho preso la bottiglietta d'acqua dal massaggiatore e lì ho visto nero. E mi sono risvegliato, diciamo, in ospedale e mi hanno detto che ho avuto un arresto cardiaco. All'inizio sembrava un sogno, una barzelletta, no? Certo. Però dopo, col passare delle ore, ho capito veramente che mi era successo questa... Ti hanno fatto il massaggio sul posto? Sì, mi hanno fatto un massaggio, però dai, come ho sempre detto, sono qua a raccontarlo. Purtroppo ad oggi tante persone non sono qua a raccontare. Certo. Io sono stato fortunato e... Beh, la fortuna di essere uno sportivo professionista e di avere quindi anche intorno altri professionisti, in momento, come nel tuo caso. Se fosse successo in un altro momento della giornata, sì, a casa magari poteva essere. In allenamento, che la maggior parte sono sempre da solo, certo. Magari non sono qua a raccontarlo. È la stessa cosa di Eriksen, giusto, sì, per semplificare, sì, no? Infatti. Che è tornato però a giocare nel frattempo, per fortuna gioca in Inghilterra e noi siamo in attesa di capire cosa ne sarà della tua avventura. Nel frattempo continui a pedalare? Sì, dai, esco un po' in bicicletta, due ore e mezza, e ho iniziato anche un po' di palestra, però dai, gli ho detto, e ho ripreso in mano la mia bicicletta e mi piace. C'è stato un momento però di depressione subito dopo, insomma. Ma sai, non è facile quando sei nel top della tua carriera e ti succede questo. Ci sono sempre alti e bassi, però come ho sempre detto, ho una squadra che mi supporta alla grande, persone a me vicine importanti che non mi fanno mancare nulla e mi fanno guardare avanti. Da una parte, appunto, cioè, puoi essere depresso così, dall'altra parte c'è lo scampato pericolo. Sì, certamente. Tu sei vivo, sei qui. Non dico depressione, però lo sconforto di non essere in gruppo, di non essere... Chiaro, perché certo. Ad oggi sono ancora campione italiano, campione europeo. Ancora per quante settimane? Allora, italiano per una settimana, europeo ancora un mesetto o due, dai. Dai. E c'ho delle maglie importanti, no? Ancora a portare. Però dai, qual è la tua situazione personale? Cioè, sposato, fidanzato, figli? Ho due figli. Ho due figli piccolini, mi pare che tu piccolini, debba piccolini, ce la fare, ho due anni, proprio fare anni e mezzo. Una specie di pellegrinaggio a qualche santuario e ringraziare il Padre Eterno perché sei adesso ancora qua. Mi alleno con loro, mi alleno con loro, mi tengono bello attivo. Senti, quanti anni hai fatto da professionista fino adesso? 11 anni ho fatto. 11. Sì. Quanti anni avevi quando hai esordito? Una ventina, quindi. Avevo 21 anni. 21 anni. Ero, diciamo, il più giovane del Giro d'Italia, avevo 21 anni avevo. Ti ricordi la prima volata? Cioè, tu i ciclisti hanno già questa caratterizzazione, no? È una cosa che magari chi non segue il ciclismo non sa, ma esiste il ciclista di montagna, esiste quello regolare che fa il cronometro ed esistono appunto i matti, che sono quelli che fanno la volata, perché è soltanto, tra virgolette, un incosciente o quantomeno uno che ha una grande... Quello sullo stomaco, diciamo. Mamma mia! La prima volata al primo Giro d'Italia. Al Giro d'Italia è meglio ricordarlo, è meglio, perché sono finito sulle transenne, sono finito. Ecco. Ai 300 metri c'è stata questa... C'era
la curva. Io... Ma dove, a Milano? No, era in Danimarca era partito il Giro d'Italia quell'anno lì. E cavolo, ero lì a qui questi big, no? Che fino all'anno erano prima erano i big in quel momento. Era Cristo, c'era Cavendish, c'era Bonen, c'erano tantissimi corridori che stimo ancora ad oggi. E preso dalla foga, così dai che faccio un piazzamento, mi sono piattellato contro alle Transenne. E lì diciamo che non si scorda mai. La prima botta non si scorda mai, ma il giorno dopo eri in gara ancora. Il giorno dopo, certo, tutto sembrava una mummia. E c'è lì questa cosa, no? Che si fanno malissimo, ma il giorno dopo sono ancora pronti. Dopo un po' non si sente più niente, dopo la quarta pedalata. Ma tu l'hai visto quando un ciclista cade alla tuta a brandelli e viene raggiunto dall'automedica e mentre vanno c'è l'infermiere o l'infermiera che con l'alcol mentre pulisce mentre vanno. Diciamo, ma quello sarà successo, sì, no? Sì, sì, ma quello lì diciamo è il minimo, perché lì sei ancora, c'è l'adrenalina, non senti. E quando finisci? No, è quando fai la doccia. Dopo fai la doccia, alle vecchie maniere, sapone e pulire. Eh sì, perché c'hai anche tutto il fango nelle ferite. C'ho quella pelle d'oca. Ah, meno male. Le cadute. Mettiamo una canzone. Is that bitch o'clock? Yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Okay. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck, way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. Questa era Lizzo, che non credo sarebbe una buonissima ciclista, perché forse dovrebbe lavorare un pochino sul peso, ma fa le bici apposta, non c'è problema. Grande cantante. About Damn Time, sono le 11:47. Sei con noi per raccontarci anche di quello che hai raccontato in questo libro, che è raccolto da Marco Pastonesi, che è un bravissimo scrittore di sport. Insomma, il libro si chiama Con il cuore nel fango. E ovviamente la cosa principale che si racconta qui, insomma, è la Roubaix dello scorso anno. No, pensavo che la maggior parte dei ciclisti ha un'evoluzione abbastanza classica, no? Cioè, una volta che finiscono di correre, rimangono comunque nell'ambiente. Qualcuno diventa direttore sportivo, qualcuno fa qualcosa di questo genere, molti fanno l'ambassador, come si dice, cioè insomma rimangono legati ai marchi delle biciclette o ai loro sponsor.
però poi c'è tutta una parte della carriera nella quale i ciclisti vanno dagli altri ciclisti a raccontargli le storie di ciclismo. No, c'è, cioè? E non so, c'è il circolo che organizza la cena e viene un ex ciclista famoso. Ok. E ovviamente l'appassionato gli fa 100.000 domande, no? E noi in questo momento siamo così, siamo al bar e noi siamo gli appassionati e ti chiediamo di allora, raccontarci. Allora, Giro d'Italia, a che ora partono le tappe? Beh, dipende, tappe bene o male sono mezzogiorno. Mezzogiorno, sì. Cosa mangi la mattina? Io diciamo, io so sempre la mia classica pasta. Pasta. Con un omelette. Se e parte a mezzogiorno, che pasta ora? Pasta e omelette. Tre ore prima. Tre ore prima. Pasta, alle 9. E mezzo avocado. Pasta. Omelette di quante uova? Due rossi. E diciamo tre uova, due rossi e un bianco. E un bianco, sì. Perfetto. Solo uova o c'è dentro dell'altro? Solo parmigiano, uova. No, niente. Ok. Così normale. Tutti i giorni, tutte le mattine. Tutte le mattine. Io, e mezzo avocado. Era proprio la mia e cosa. E nel giorno di riposo? Giorno di riposo cerco di mangiare, sicuramente non la pasta, però l'omelette la mangio sempre. Senti, l'avocado è contorno all'omelette o lo mangi insieme alla pasta? O lo tutto insieme, faccio un bel pastore. Un bel pastore. E se invece la corsa che stai per fare, la Parigi-Roubaix, che per i non appassionati insomma è la corsa più impegnativa che esiste, insomma lunga 300 km, San Pietrini, si sta in sella quasi 6 ore, fango, sì, veramente molto fango, esatto, veramente. tremore, si mangia di più in quel caso, diciamo che lo mangi più alla sera prima o nei giorni precedenti, mangi qualcosa, qualche carboidrato di più, però prima della gara mangio sempre. Senti, regolare. È vero che alla fine delle gare mangiate riso bianco? Sì, diciamo. Riso e patate. Riso, patate o anche pasta. Quindi il riso tu non lo concepisci prima, lo concepisci solo dopo. Cioè tu il carbo lo prendi dalla pasta. Dal riso. Ma dipende, io dico pasta, ma ci sono dei compagni che mangiano anche riso. No, perché sono o quelli diciamo carboidrati. O dei stranieri, per dirti che non mangiano pasta e riso, mangiano un bel piatto di porridge alla mattina. Che bene o male. Che è avena, cos'è avena, che è roba sì, così? Latte di soia, avena. Tutta quella roba lì. Mamma mia, ragazzi. Senti, veramente una puttanata, perdonatemi. Vai. I guanti li mettete voi? Io sì. Però tanti... Ma qualcuno inizia anche tra di voi a non ma vedrai più. Che quando cadi metti quando più cadi mani, poi ti passa la voglia di fare il furbo. Diventi un tricheco. Però per esempio questo è curioso involontariamente, la Roubaix, che è la corsa più dura dove le mani dovrebbero soffrire tantissimo, molti non mettono i guanti invece. Tom Bonen, che forse il più grande, è stato io mi ricordo lui che lui non metteva i guanti. Lui non metteva i guanti. Forse infatti... anche Van Der Poel, sai, non aveva i guanti. Anche Van Der Poel, contro sì. Di te, sì. Che dire, lì proprio ci vogliono più che mai i guanti. Però sì, tanti corridori purtroppo... Prima di vincerla l'avevi già corsa? Mai. Quindi all'esordio. All'esordio, ed è un caso più unico che raro, credo. E diciamo che la prima edizione è quello che ha vinto la prima Roubaix. Io sì, davvero, ma diciamo che tutti e tre di quel giorno lì, io, Van Der Poel e Vermeescher, eravamo alla nostra prima Parigi-Roubaix. Okay. Che effetto fa arrivare all'ultimo chilometro e di fianco c'è uno come Van Der Poel, che è in questo momento forse insieme con Van Aert il ciclista più completo, credo, no? Con un fisico anche pazzesco, insomma. Ma sai, io quel giorno lì l'ho preso un po' per ridere, per gioco, perché sai, prima Roubaix piove. Un po' di incoscienza. Sì, ho detto, vuoi che... avevo parlato con Peter Sagan giorni prima e lui mi disse... Chi vince sicuramente cade anche lui una volta o due, perché proprio con quelle... Impossibile non cadere. Impossibile non cadere. E tu non sei caduto. Non sono caduto. Ho jolling uno dietro l'altro, però no, non sono caduto e che dire, io quando ho 10 dall'arrivo. Però hai bucato. Ho bucato due volte nella foresta di Arabe e per fortuna con questi nuovi tubeless, questa nuova tecnologia... La gomma non si sgonfia del tutto e fa in tempo ad arrivare al cambio gomma. Però io sono arrivato fino all'arrivo. E io dici dall'arrivo, quando ho visto che ce la giocavamo noi tre, ero già contento così. Arrivo terzo, bene. Però poi arrivi la Roubaix finisce all'interno di un vecchissimo velodromo, sì. Praticamente si entra, si fa un giro e poi se ne fa un altro. Un giro e mezzo. Un giro e mezzo. Esattamente. Ed è un'altra volata anche questa. C'è una regola che racconti nel libro, sì. Che non vince chi entra per primo. Non ha mai vinto la Roubaix chi è entrato per primo. E tu? Lui stava per entrare per primo, poi si è ricordato di questo, giusto? Tipo il gatto nero, ha detto no, fai andare un altro. Un mio amico mi fa, non mi ricordo ancora chi mi fa, guarda che se entri per primo non vinci. Allora io quell'ultimo chilometro, che è strano a ricordarselo,
entro per secondo o terzo, ho detto. E lì è stato così, ma è una cavolata, capito? Però certo, me la sono ricordata e ho voluto metterlo in pratica, diciamo. Senti, le guardi le corse in televisione? Sì, dai, mi ero detto di non guardare più, però non ci riesco. È una passione, certo. È una passione, certo. Poi anche perché da casa sul divano vedo le corse in un'altra maniera. Prima ci correvo, adesso vedo cose che magari in corsa non le vedevo, però sì, le guardo. Senti, la tua forza lo scorso anno in questa stagione meravigliosa, che speriamo appunto non rimanga l'ultima, è stata quella di diventare una cosa abbastanza insolita, cioè tu eri il velocista che non veniva staccato in salita. Come hai fatto a fare questo salto di qualità? Eri dimagrito tanto anche, no? Sì, diciamo che io non sono un velocista puro, no? Però tante persone all'inizio mi davano questa come velocista. Come, no? Definizione. Cioè, scusate, aiutate a spiegare che se la capisco io. Quindi il velocista in genere in salita... Allora, se c'è il mortirolo, tu sai già che alla fine, per ultimi, arriva il gruppetto con Cavendish. I velocisti. Con i velocisti, perché loro non sono portati per quello per la salita. Il peso e queste gambe importanti, muscoli. Invece quello che hai chiesto tu, che cos'era? È che lui invece, pur essendo tecnicamente un velocista, non si faceva staccare in salita. Un compromesso raro. Ho perso peso negli anni e dopo, diciamo che dallo scorso anno, con il lavoro negli anni precedenti con la mental coach, mi ha fatto scattare qualcosa nella mia testa di non aspettare solamente la volata, ma di provare ad attaccare di persona. E così l'anno scorso, da dopo l'italiano, ho messo in atto queste cose che mi sono state dette. E... Bene, bene. Senti, andrai a vedere il Tour de France dal vivo o te lo guardi in televisione? No, andrò con la mia squadra, e dalla prima settimana, e sarà una grande emozione, anche perché quest'anno c'è una tappa molto fondamentale nel Tour, che sarà quella della Roubaix. Ci sono alcuni tratti. Fanno un tratto della Roubaix. Quanti ricordi, mi viene da dire. Però dai, l'importante è essere sempre nel mondo del ciclismo. Va bene. Era Sonny Colbrelli su Radio DJ. Noi ci sentiamo domani. Ciao! Ciao! Ciao. DJ, DJ, chiama Italia. E non ti passa la voglia di ascoltare DJ, chiama Italia. La trasmissione DJ, DJ, chiama Italia.